Che novità ci sono per quanto riguarda Piazza Garibaldi? Insomma, abbiamo visto un'intensa attività, soprattutto negli ultimi giorni, d'accordo con i tecnici e l'impresa Direzione Lavori. Sicuramente tutti stanno producendo il massimo sforzo per cercare di ridare a Piazza Garibaldi, quantomeno se non il manufatto nella sua completezza, ma almeno la viabilità ordinaria prima dell'inizio dei lavori, insomma, quella che era. Ecco, la circonferenza e la dimensione della piazza all'origine. Quindi si pensa insomma ad una riapertura prima della riapertura delle scuole. Allora, stiamo, come detto, ci stiamo confrontando quotidianamente, emergono a step alcune difficoltà impreviste che potrebbero, ma non insomma, per un tempo illimitato, creare qualche allungamento temporale. È chiaro che le aziende convergono sull'idea di cercare di riaprire prima dell'apertura delle scuole. Chiaramente la cautela va adottata in un lavoro che insomma, rappresenta alcune caratteristiche ed alcune complessità, però insomma, stiamo lavorando tutti per cercare quantomeno di riaprire o subito prima o a ridosso proprio dell'apertura delle scuole, insomma. State anche monitorando i lavori presso l'autostazione Piazza San Francesco? Sì, Piazzale San Francesco abbiamo implementato con una delibera 62.000 euro per implementare e migliorare ulteriormente i lavori progettati. Piazzale San Francesco speriamo di riaprirla sicuramente prima della riapertura delle scuole. Stiamo facendo una valutazione proprio sulla reggimentazione delle acque, che è, come dire, tema argomento di questi giorni, ma molto probabilmente lì riusciremo con certezza ad aprire prima della riapertura delle scuole, insomma.